Hola amici, ciao! Oggi prima uscita test con la nuova bici, e ci sono subito delle correzioni da fare. Devo accorciare i fili, perché quando mi alzo sulle pedali le ginocchia battono su questi fili. Da far rientrare un po' difficile da manovrare, bisogna prendere la mano perché non ha la manovralità di una bici da strada. Adesso mi fermo e vi faccio vedere. Praticamente ho di nuovo campato via tutto perché non mi piacevano quei fili bianchi. Lo so, c'è poco fuorisella perché è una misura più grande. Praticamente la misura inferiore, che era 2,5 cm più bassa, sarebbe stata l'ideale. Però ormai la frittata è fatta e me la tengo così. Dicevo, ci sono sti fili da far rientrare perché quando mi alzo sui pedali batto con le ginocchia su questi fili, ma non è un problema perché quelli lì si rientrano quanto mi pare. Poi alla fine il regolatore di tensione l'ho messo qui sotto, che verrà coperto con l'altelo. Ragazzi, prima impressione è difficile, bisogna prendere la mano per manovrarla, perché non ha la manovra di una bici da strada. Adesso dovrò trovare tutte le posizioni perché mi sento alto qua, e questo qui poi lo provo ad abbassare. Comunque è molto comoda la posizione, quando ti metti con le gomiti qua ti sembra proprio di stare sul divano. Un po' quando prendo le buche si sente un po' il tamburo del telaio aereo. Niente, bisogna mettersi lì a provare, riprovare finché non si trova la posizione giusta. Ciao ragazzi. Già sto prendendo più confidenza. Posizione comodissima, sembra di essere in poltrona. Boh, per oggi ho finito le prove tecniche. Praticamente il manubrio si è un po' piegato in giù perché non l'ho stretto con i newton giusti. Avevo sempre paura di stringere il carbonio. L'ho stretta a 5, adesso provo a stringerlo al 6. Praticamente vedete che è così, perché ogni buca si abbassava sempre di un po'. Poi devo registrare bene il deragliatore perché è da registrare, tutto il resto va bene. La posizione mi sembra alta, devo togliere uno spessore e provare. Va bene ragazzi, vi saluto, ciao ciao.